Namaste, tutorial veloce veloce. Come si puliscono i tappetini per la nostra pratica? Se hai un tappetino Stiloga è di gomma naturale, è ecologico ma soprattutto etico e li puoi buttare perfino nella vasca da bagno o con un tubo con l'acqua. Però non tutti i tappetini sopportano questi lavaggi e soprattutto non lo fai tutti i giorni. Quindi che cosa è possibile fare? Io preparo questi spruzzini che sono un po' quelli da mare con degli oli essenziali. Puoi usare eucalipto, puoi usare lavanda, la profumazione che ti piace. Io ho anche degli oli indiani che sono molto profumati e sono deliziosi. E li mescoli insieme a succo di limone e aceto bianco. Se questo odore che viene fuori non ti piace, puoi mettere l'olio essenziale insieme ad esempio all'alcol bianco asettico, quello alimentare per capirci, che è disinfettante ma non ha un particolare odore. Quindi spruzzi sul tuo tappetino abbondantemente e poi con una spazzola come questa o come questa semplicemente ripulisci il tappetino tutta la lunghezza. Il tappetino viene pulito, profumato. E ti fai quasi un'aromaterapia anche. Attenzione però, io questo lo faccio quotidianamente perché l'igiene è importante. Cerca di non usare odori eccessivamente disturbanti per la tua pratica, perché anche qui, sì, l'igiene, non lo stordimento. Namaste.